Riparte la scuola e riprendono le attività educative nei confronti di bambini e adolescenti in difficoltà. Lo ha confermato Lodi, il presidente di Famiglia Nuova, Gian Michele Maglio, l'ente capofila del progetto Prodi. Si tratta, come ha spiegato Sara Cabrini, referente del progetto, della rete creata in città per assicurare servizi educativi a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni che rischiano di rimanere ai margini della scuola. La rete si compone di cooperative sociali, parrocchie, associazioni italiane e straniere che garantiscono da anni il doposcuola ed altri servizi annessi a bambini e ragazzi sia italiani che stranieri. È un servizio, ribadito Simonetta Pozzoli, assessore in comune, senza il quale decine se non centinaia di ragazzi di età scolare potrebbero essere esclusi sin da ora da una vita sociale arricchente per sé e per gli altri. Come hanno osservato i referenti delle parrocchie di San Lorenzo, San Bernardo, San Rocco, assieme ai rappresentanti delle associazioni Pierre e alla Rama, Misericordia, anche a Lodi il disagio giovanile legato alla marginalità scolastica è in costante crescita, con effetti negativi sul futuro della nostra società. Siamo ben lieti di sostenere questo progetto, ha confermato Mauro Parazzi della Fondazione Comunitaria. Interventi educativi articolati permettono infatti di preparare in maniera adeguata la società di domani. 8 sono i doposcuola che saranno attivati la prossima settimana grazie all'apporto di educatori e volontari. Facciamo appello a tutti, hanno concluso i promotori, per trovare nuovi volontari che il Covid ci ha tolto. Ne va del futuro della comunità lodigiana.